Buongiorno a tutti, oggi voglio mostrarvi un prodotto che ha preso la mia attenzione l'altro giorno al supermercato. È un primer glitterato della NYX, questa marca americana che ha il pregio enorme di costare pochissimo. Io non sono un'esperta di trucchi assolutamente, però diciamo che sono una persona piuttosto artistica e mi stanno incuriosendo questi prodotti diversi dal solito. Ho visto che ci sono diverse recensioni di questo prodotto in inglese, ma in italiano nessuno l'ha ancora mostrato e quindi ve lo mostro molto volentieri. Intanto il packaging è bellissimo, sembra un ologramma, una figata. E io l'ho comprato senza sapere cos'era perché non c'era il tester, ma costa pochissimo, costa solo 8 euro. Che cos'è questo prodotto? Anch'io io non l'avevo capito perché pensavo fosse brillantinoso, in realtà non lo è perché. Se lo vedete, è circa perlato e se lo mettete sulla pelle, l'effetto è leggermente lucido, ecco, però toccandolo sembra una colla, è appiccicoso. Ci sono arrivata dopo che questo prodotto ha un'utilità, secondo me, molto interessante, che è quella di tenere dei brillantini attaccati ai vostri occhi o alle vostre labbra per ore e ore ed ore. Quindi serve esclusivamente a questo. È un primer, perché il primer, per chi non lo sapesse, è un prodotto che può servire a tantissime cose, a migliorare l'aspetto della pelle, è una base per il trucco in generale. Però ci sono tantissimi tipi di primer e questo è uno molto specifico per tenere i brillantini attaccati ai vostri occhi. Io ora ovviamente lo proverò. E chiaramente, oddio, non trovo, ecco qua. Allora, sugli occhi è una cosa più sensata perché, come potete immaginare, i brillantini sugli occhi, insomma, chi non li ha mai messi, no? chiaramente dovete mettere il primer con la forma dell'ombra che volete creare, ecco qua, ecco qui. Dai, lo metto anche dall'altra parte, tanto avete voglia di passare un po' di tempo con me, no? Invece sulla bocca è una cosa un po' più assurda. Sento tutte le palpebre tutte appiccicose, è una sensazione stranissima. Io sono qua a Praga e non ho i pennelli giusti perché appunto sono una persona che spende molto poco per i trucchi. Infatti, se forse farò altri video, li farò sempre su trucchi molto economici perché per ora questo è quello che mi interessa. Ecco qui, perfetto. Allora, ho messo il primer. Come potete vedere, non si vede niente, è praticamente trasparente, l'effetto è zero. Adesso prendo i brillantini, questi sono dei brillantini di H&M che costano anche questi molto poco, ve li mostro da vicino, ecco qua, ma ci sono brillantini di qualsiasi marca, però devo dire che H&M ultimamente è migliorata un sacco come qualità di trucchi e ho tutte le palpebre appiccicate. Questo è un pennello per dipingere, perché io dipingo e come potete vedere i brillantini si attaccano perfettamente alla vostra palpebra, non vanno in giro a caso per la faccia come farebbero se non ci fosse questa sorta di colla. E devo dire che l'effetto a mio parere è molto interessante, molto carino. Si può usare chiaramente se siete delle persone eccentriche come me, potete usarlo ma in una serata anche semplicemente per andare in qualche locale carino. Però obiettivamente sì, potrebbe essere un trucco più adatto per esempio a Capodanno, a Natale. Ecco, come potete vedere, rispetto a un ombretto normale, i brillantini ovviamente brillano molto, molto, molto di più. Quindi secondo me vale la pena di comprare o di ordinare su internet questo primer. Io stasera andrò a cena. Oggi sono stata in ufficio, infatti ho un look da ufficio col maglioncino, ma ho pensato che poteva essere divertente questo contrasto tra i brillantini che fanno un po' da drag queen e questo look un po' da ufficio. Ecco qua.
E devo dire che a me piace tantissimo, cioè i brillantini, perché ovviamente metterli senza questo vanno in giro per la faccia, si staccano dopo 2 minuti e io uso moltissimi brillantini anche per i trucchi carnevaleschi e questo prodotto potrebbe essere molto interessante per fare anche per esempio i trucchi al Carnevale di Venezia, io vengo da Venezia. Ok, ora farò una cosa folle, vi farà un po' ridere, ma non importa. Chiaramente questo è utilizzabile, quello che sto facendo adesso, che forse sarà una cagata, ma provo lo stesso, ragazzi, nel peggiore dei casi vi faccio fare una risata. Ovviamente lo potete usare solo se siete Lady Gaga o se siete una drag queen o se siete una persona estremamente egocentrica. Proverò a mettere i brillantini anche sulle labbra. E per stracciarla metterò dei brillantini assurdi. Allora, vado. Allora. Ecco, sembra quasi un lucidalabbra. È la prima volta che provo, non ho mai provato prima d'ora. A meno che mi trucco le labbra, devo stare zitta. Allora, è proprio bianco perlato. Ok, allora, sì, l'effetto è tipo perlato. Allora, ho dei brillantini assurdi. Questi brillantini, chiaramente, questi che ho messo prima sono più adatti insomma, a essere utilizzati come trucco. Questi brillantini sono di un negozio di arte. Ne ho altri, ho anche il dorato. Sono bellissimi questi brillantini. Io faccio trucchi per carnevale da diversi anni. E il brillantino è la cosa più importante perché non c'entra niente con l'abilità dell'artista a dipingere il volto, però è la cosa che si nota di più. E trovare dei brillantini così, cioè un po' più grandi della media, diciamo iridescenti, con delle sfumature particolari, non è per niente facile. Questi sono assolutamente bellissimi, che hanno queste sfumature tipo arcobaleno. E io ho trovato questi brillantini da Topshop in vendita a 12 euro. Io ho pagato questa scatola enorme 2 euro a Praga. E chiaramente metterli sulle labbra è una cosa folle, ma io provo lo stesso, vediamo cosa viene fuori. Facciamoci una risata insieme. Oh mio Dio. No, ragazzi, era meglio se usavo dei brillantini più normali, però vabbè, volevo stracciarla, l'ho stracciata. È venuta una schifezza. Vabbè. Ah, no, 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 ho sbagliato. Beh, oddio. Allora, adesso che ci penso meglio, mi viene da ridere. Comunque, i brillantini stanno, cioè il primer ha funzionato. E ovviamente non uscirò così di casa assolutamente. Ma ora che ci penso, sarebbe bello mettere una base di un rossetto diverso sotto, però non so se si possa mettere. No, perché se metti il rossetto e poi metti il primer, non puoi mettere anche i brillantini. No, no, non penso sia possibile. Comunque, io avevo anche i brillantini rossi. Io ho visto delle altre blogger mettere tipo, non sto scherzando, i peli, cioè vendono una specie di velluto, però in polvere, peli, e ho visto delle ragazze mettersi questa specie di rossetto vellutato, ecco. E sì, la mia scelta è estrema, sinceramente non l'ho messo neanche bene. Questo è bocciato, però volendo,
potevate usare i brillantini più piccolini, quelli che ho messo sugli occhi, anche sulla bocca. In quel caso avrebbe avuto più senso, però volevo stupirvi con un brillantino estremo. Bene, spero di avervi fatto ridere. Mi sento brilluccicosa. Vado subito a lavarmi perché stasera non mi sento, no, non mi sento sufficientemente egocentrica per sembrare, come dire, una specie di albero di Natale. Buona serata a tutti e se vi va provate questo primer della NYX, primer glitterato. Ciao ciao da Praga, da Francesca.